Di programmazione europea si parla stasera in un convegno organizzato qui a Palagiano dal Partito Democratico Provinciale. La segreteria provinciale del Partito Democratico, che si sta impegnando molto nell'opera di diffusione di progetti che possano servire a garantire un presente e un futuro più vivibile per tutti quanti noi, ma soprattutto per i nostri giovani, per la nostra terra, progetti di sviluppo che seguano la vera vocazione della nostra terra, che è fondamentalmente culturale, turistica, agricola, stasera approda anche a Palagiano in questa iniziativa estremamente interessante, con un esperto in progettazione europea che è l'avvocato Antonella De Marco, che verrà a titolo assolutamente gratuito a parlarci del progetto Horizon 2020, che rappresenta non un singolo progetto ma tutto un programma per il sistema di finanziamento integrato destinato appunto alle attività di ricerca della Commissione europea. Traducendo in termini molto concreti, la comunità europea ha deciso ormai da decenni di investire in progettazione che possa aiutare, incentivare lo sviluppo dei territori locali, delle nostre terre. Molti finanziamenti sono stati persi perché non c'è stata la volontà o la capacità di intercettare progetti. Ecco perché il Partito Democratico vuole mettere a disposizione questo strumento concreto che ci aiuti a progettare, ci segua nella progettazione. In modo particolare il progetto Horizon si occuperà di ricerca. Se ci saranno idee, persone che vogliano appunto innovare, fare ricerca, saranno sostenute da questo progetto. È chiaro che bisogna mettersi in rete, arrivare alla forma del consortium che crei la rete tra imprese e ricercatori. Ricordiamo che in rete con questo progetto sta anche l'Università degli Studi di Bari, di Taranto in modo particolare, da qualcosa ci riguarda più da vicino. Ecco, noi ce la metteremo tutta, questo incontro è aperto a tutti, non è soltanto per addetti ai lavori all'interno del Partito Democratico, per offrire un'idea chiara, anche tecnicamente parlando, di progettazione e arrivare preparati a quello che la Gran Madre Europa vuole mettere a nostra disposizione. Si tratta di una delle prime iniziative per la prossima campagna elettorale per le regionali? Io non la vedrei finalizzata alla campagna elettorale esclusivamente, certo anche perché è da un bel po' di tempo, da circa 2 anni che la segreteria provinciale si sta impegnando in questo lavoro di diffusione, di progettazione. Basti vedere il decreto, non salva Ilva semplicemente, ma il decreto per Taranto, che sta mirando appunto a tutta un'azione di recupero a livello culturale, a livello turistico, secondo la vocazione naturale del territorio, non soltanto della città di Taranto, ma di tutto il territorio ionico, ed è in gran parte opera delle persone, dei deputati del Partito Democratico, che portando la voce, le risorse, gli studi elaborati all'interno dello stesso partito, sono riusciti ad ottenere questo decreto, che è sicuramente perfettibile come ogni cosa a livello umano, ma che già comincia ad offrire una prima speranza per Taranto. Certo, se una campagna elettorale serve anche per annunciare progetti e soprattutto programmi, che ben venga anche la campagna elettorale, ma questi progetti sono finalizzati a quello che ogni partito dovrebbe fare sul territorio, cioè essere strumento di studio, di elaborazione per portare progetti e programmi concreti per la gente. Si tratta di un'iniziativa del Partito Democratico Provinciale e stride l'assenza totale fra i relatori di un componente della segreteria locale. Beh, posso assicurare, allora io questa iniziativa l'ho organizzata come persona del territorio, membro della segreteria provinciale, con la grande solidarietà di tutti gli amici della segreteria provinciale. Posso assicurare che il Partito Democratico di Palagiano, che avrebbe dovuto, potrà organizzarsi con queste iniziative sostanziali, sono queste le vere iniziative che dovrebbe organizzare un partito, partito di cui io stessa faccio parte, posso dire che è stato con molta correttezza
Conferenza invitato attraverso la persona del segretario, che è stato invitato anche a diffondere l'invito. Quindi non stride assolutamente. Io considero il partito un unico corpus sicuramente, e questa volta è stata la segreteria provinciale a svolgere questa iniziativa importantissima che i circoli locali avrebbero il dovere di recepire, di potenziare e anzi su questo modello di fare tante altre iniziative. Il progetto Horizon è il più ambizioso progetto a sportello diretto Bruxelles che sia mai stato stanziato. Stiamo parlando di 80 milioni di euro che saranno stanziati dal fine 2014 al 2020. Il progetto Horizon funziona un po' come per gli Stati Uniti d'America funzionano le start-up di governance, cioè con il preciso scopo di mettere in correlazione piccole e medie imprese, onlus e enti di ricerca. Infatti è un progetto finalizzato squisitamente alla ricerca scientifica e all'innovazione. Da questo incontro dovrebbe nascere, e almeno è quello che si augura la Commissione Europea, dovrebbe nascere un grosso impulso verso l'occupazione e la diminuzione della povertà europea. L'Europa ha concepito questo progetto ritenendo che la nostra popolazione, sia per qualità che per loro standard, per nostro standard di democrazia, può essere competitiva solamente su base di grande professionalità e di innovazione, quindi su standard qualitativamente molto elevati. È importante il discorso della ricerca e degli enti di ricerca messi in correlazione con le piccole e medie imprese, perché è stato studiato che mentre negli Stati Uniti d'America l'83% dei ricercatori viene assorbito direttamente dalle piccole e medie imprese, nella comunità europea solo il 63%, quindi una cifra molto irrisoria. Questo va a pregiudicare il nostro criterio di competitività a livello internazionale. Io esordisco sempre con una frase: bisogna fare in maniera locale ma pensare in maniera globale. Questa è la nuova rivoluzione dell'Europa, e il progetto Horizon ne è la struttura e il contenuto. Ma questo è un appuntamento importante, perché il dibattito su quanto l'Europa può essere presente nella vita pubblica per la definizione di nuove opportunità, soprattutto per i più giovani, è assolutamente fondamentale. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che siccome l'Europa deve sempre diventare in modo maggiore la casa politica e lo strumento per realizzare progetti di cambiamento, di questioni, di programmi, di bandi, di opportunità di finanziamento che l'Europa mette a disposizione, noi dobbiamo poter discutere sempre. Per cui questa iniziativa del partito provinciale qui a Palagiano mi sembra molto opportuna. Michele Mazzarano, consigliere regionale. Siamo qui a Palagiano, e a Palagiano quando si parla del PD è inevitabile parlare di Roporessa. Ora c'è assenza totale questa sera fra i relatori di un componente del PD locale. Conoscendo anche i rapporti fra tumultuosi che tu ben conosci tra Ressa e il PD provinciale, per caso questa sera questa iniziativa solo del PD provinciale, ci sono prove tecniche per una sostituzione di leadership? Ma non credo proprio. Credo che il valore di questa iniziativa sia un valore fondamentalmente tematico, non riguarda assolutamente le dinamiche locali. Maria Grazia è un componente della segreteria provinciale, che ha sostenuto la candidatura dell'attuale segretario provinciale Walter Musillo. Penso che nel nostro partito sia assolutamente fisiologico discutere, so che a Palagiano si discute molto, ma immaginare che queste iniziative, pur con qualche mancanza organizzativa, che pure mi è stato riferito c'è stata, non sia stata pensata, preordinata e pianificata per
alcunché di progetti di sostituzione. Come sappiamo bene, le leadership locali si fondano e si fonderanno sempre sul consenso. Quindi quando e fino a quando ci sarà il consenso delle persone di cui parliamo, ci sarà il riconoscimento di leadership. Quando questo verrà meno, è evidente che verrà meno anche la leadership. Questa è una legge naturale della politica. Possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo, ma è così e sarà sempre così. C'è qualche riferimento larvato nella tua affermazione? Assolutamente no. Io penso che noi qui a Palagiano stiamo sostenendo un'impresa comunque difficile di amministrazione comunale. So che non è un'esperienza lineare, è un'esperienza in cui c'è appunto molta discussione, la discussione è anche a volte molto complessa. Io credo fondamentalmente che una comunità come Palagiano dovrebbe correre di più nella capacità di realizzare le cose. Credo per noi Partito Democratico e Centrosinistra Palagiano è un punto di riferimento. Qui il centrosinistra vince da molti anni, vince da molto tempo, per cui io credo che bisogna analizzare le cose come stanno. Le nostre discussioni non possono essere assolutamente legate né a pregiudizi né tantomeno a chissà quali disegni. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a voi personalmente e a tutte le realtà molto ricche, io so quello che c'è dietro ciascuno di noi, che quindi attraverso la vostra persona avete portato a questo nostro incontro. È chiaro che noi per questi incontri non ci aspettiamo le masse come per le feste popolari, però quella di stasera è davvero una presenza molto qualificata che ci permette già di ipotizzare un progetto di lavoro su quello che stasera andremo ad illustrare. Il mio più sentito ringraziamento va alla segreteria provinciale del Partito Democratico, che è lo strumento utilissimo che si è messo a nostra disposizione per illustrare questi progetti che sono ormai fondamentali e di importanza vitale, questo lo dico anche come amministratore locale, per lo sviluppo della nostra terra, per lo sviluppo delle nostre comunità, soprattutto per il tipo di sviluppo a vocazione naturale che noi vogliamo offrire alla nostra gente e al nostro territorio.